Buongiorno ragazzi, è partito da solo, ve lo giuro, non ho toccato niente. Comunque, buongiorno ragazzi. Allora, video velocissimo. Vorrei farvi l'aggiornamento sulle palette. L'ultima volta che vi ho fatto il video dell'aggiornamento sulle palette era il primo di questo 2019 e vi avevo fatto vedere due palette più una o due palette viso, non ricordo. In ogni caso, ora ne ho qua 5. In realtà ne avrei 6, però diciamo che la stessa la sto, cioè l'ho utilizzata veramente un paio di volte. Vediamo se continuo a utilizzarla, poi la inserirò nel prossimo video appunto di aggiornamento. Allora, partiamo dalle palette viso. Le palette viso sono due, sono sempre quelle. La prima è di Makeup Revolution, ragazze, scusate, si sta cancellando tutto, però la sto utilizzando. È la Iconic Blush Bronze and Brighten nella colorazione Golden Hot. Di questa sto cercando di finire soprattutto l'highlighter, quindi l'illuminante. E la situazione è questa. C'è qualche miglioramento rispetto alla scorsa volta, però si va un po' a rilento, ecco, non lo nego. D'altronde le polveri si fa sempre più fatica a finirle, però insomma, piano piano. Come blush invece in questo periodo questi non li sto utilizzando, blush e bronzer, perché sto utilizzando il blush, quello di Essence che ho nel progetto 19-2019, quindi sto dando precedenza a quello, ma non ci interessa in questo video. Poi, altra palette viso che ho in questo progetto smaltimento, palette è della collection e si chiama Hashtag Conceal and Light Like a Pro. Sono tutti prodotti che già mi avete visto ovviamente, però lo dico per chi si fosse sintonizzato in questo momento. Allora, qua devo dire sono molto contenta perché ho finito un altro correttore. È una palette di correttori, scusate, non l'ho detto. L'altra volta avevo finito questo correttore qua, questa volta ho finito questo qua. Quindi sono molto contenta. Tra l'altro, dopo questo video voglio fare il video dei prodotti finiti e ve lo ritroverete. Lo dirò anche in quel video lì. Ho iniziato ad attaccare questo qui, il quale buco si è decisamente allargato, quindi insomma il prossimo che finirà sarà lui. E quindi insomma anche qua qualche miglioramento c'è stato. Andiamo alle palette occhi. Allora, l'altra volta nello scorso video di questo progetto smaltimento ve ne ho fatte vedere due che ovviamente mi sto portando avanti. Una è questa di Yves Rocher, è una palettina piccola da viaggio, si chiama Palette Maquillage Sixteenth, in francese non è molto affare mio, comunque Six Shade Makeup Palette, questa qua era quella che davano in occasione del compleanno, ragazze, infatti è veramente molto piccola. Il problema è che nonostante fosse piccola ce l'avevo lì, non la utilizzavo mai, allora ho detto no, senti, usiamo le cose che abbiamo. E infatti devo dire che questa l'ho parecchio utilizzata, tanto che questo ombretto qua, che era un ombretto color crema, sono rimasti veramente, cioè proprio due gocce, due angoletti, insomma è praticamente finito, e che ho utilizzato moltissimo, l'ho usato anche per il trucco di oggi, questi due, che dovrebbero essere due blush in realtà, ma nelle cialdine sono veramente troppo piccoli da prendere con il pennello del blush, io li sto usando come ombretti e devo dire mi piacciono moltissimo, tanto che appunto questo qua è bucato e questo qua che uso nella piega è veramente tanto tanto scavato pure lui, io non so se lo vedete, quindi insomma l'ho usata veramente veramente tanto. Devo dire che ovviamente i meno utilizzati sono questi due, anche perché sono molto da sera e quindi insomma li sto utilizzando meno. Quindi questa, poi questa di Avon. Io non lo so, ragazze, queste due palette le uso tutti i giorni, sono sempre impolverate, cioè non lo so, mi sembra di fare la polvere tutti i giorni, nel senso di pulire tutti i giorni, non so se anche, succede anche nelle vostre case. Comunque, questa è di Avon, anche qua si sta cancellando tutto, è la 8 in 1 Eye Palette nella colorazione The Nude, scusate c'è il riflesso, spero che vediate bene. Anche qui, allora, i due ombretti che vedete finiti li avevo finiti nel 2018, quindi non c'entrano con quest'anno. Quest'anno mi sono concentrata su 1, 2 e 3 e devo dire che io non so se lo vedete, però specie il rosa sono veramente tutti e tre molto molto scavati. Chiaramente sono più grandi le cialdine rispetto a quell'altra di Yves Rocher, quindi bucarli sarà sicuramente più difficile, però devo dire che sinceramente vedendoli così non dispero, cioè confido che comunque riuscirò a bucarli. Insomma, questa è un'altra. Poi
La terza che ho voluto aggiungere a questa carrellata di palette è la Sleek Makeup Showstoppers Limited Edition, questa qua, è la numero 848. E l'ho aggiunta perché avendo utilizzato il nero per fare il mascara fai da me, ho detto vabbè, sai che c'è, cioè portiamolo avanti e così insomma gli diamo una botta anche lì. Allora, questo è già bucato, questo è lì per bucarsi, in più sto usando tantissimo questo rosa, anche perché questo rosa l'ho bucato, cioè l'ho bucato, non l'ho bucato, però l'ho scavato veramente tanto 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 perché è quello che sto utilizzando in alternativa a questo qui color crema della palettina di Brochet che è finito, quindi chiaramente sto andando ad attingere. Io il color crema lo uso tantissimo, lo uso nell'angolo dell'occhio, lo uso nell'arcata sopraccigliare, alle volte lo uso anche come highlighter, cioè per illuminare le parti del viso che mi interessa illuminare. Quindi l'ombretto color crema è una cosa che a casa mia va tantissimo, cioè li finisco tutti. Se vedete le mie palette, l'ombretto è quello più chiaro, è sempre finito. E quindi insomma alla fine ho detto vabbè, attacco anche questa e non ne parliamo più, ve la faccio rivedere un attimino. Anche questo è molto scavato, insomma, alla fine questa è un'altra palette molto valida che secondo me vale la pena portare avanti. L'altra di cui che non ho qua, che ho utilizzato due o tre volte, è la Duo Chrome, ce la posso fare, la Duo Chrome di Neve Cosmetics, che vi avevo fatto vedere nel video delle palette che avevo in Italia e alla fine me la sono portata qua in Irlanda. Non l'ho ancora appunto inclusa in questo progetto perché quella l'ho usata proprio due o tre volte, insomma, vediamo se mi viene voglia di utilizzarla più spesso, allora la includo. Però ci tengo a citarvela perché comunque è vero che la sto utilizzando, quindi diciamo che quantomeno non sta rimanendo nel dimenticatoio. E niente, ragazze, questi sono i miei risultati. Io spero di avervi fatto compagnia, anche se boh, video cortissimo, 7 minuti. Fatemi sapere che palette state utilizzando voi, cosa c'è di nuovo sul mercato. C'è qualche palette che vi ha rubato il cuore e che assolutamente comprerete nei prossimi giorni? Io, come sapete, non compro palette da dicembre 2017, ragazze, cioè una santa sono praticamente. Però no, veramente tante tante cose e quindi non ho intenzione di comprare make-up, quantomeno non ho intenzione di comprare palette, ombretti, perché di quelli ne ho veramente veramente tanti. Credo che comprerò una BB cream e una cipria prossimamente, perché i prodotti per la base, chiaramente utilizzandoli tutti 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 i giorni, e quelli vanno, non c'è niente da fare. Però quello è un discorso diverso. L'ombretto invece, prima di bucarlo e smaltirlo, insomma, ce ne passa. E quindi niente, questo è il mio video di oggi. Io spero che siate bene. Fatemi sapere con un commento qua sotto come state. Vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!